Spesso mi chiedo che vita ho vissuto. Nel rispondermi, mi accorgo che tra il vissuto e il vivente non c'è alcuna differenza. Nulla è cambiato in 30 anni. Sostanzialmente la mia vita è di plastica. Non respira, non va avanti né indietro. Oggetto inerte, la mia vita è altro da sé. Io posso rifletterci sopra e quindi sputarci sopra. Tanto non si offende mica. La cosa più importante da dire è che la mia vita non sono io, è un oggetto che ho di fronte. Ma forse il fatto che la mia vita sia un oggetto mi assicura l'immortalità. Una vita che non sa di niente, ma che è colorata a suo modo. Una vita senza forma, ma che è abbastanza resistente, come il materiale plastico, da non rompersi troppo facilmente. Una vita artificiale. Le mie esperienze sono sintetizzate come su un campionatore anni 80, riprodotte, desunte e raccolte da uno schermo cinematografico o televisivo, dalla pagina di un libro. Una vita alla finestra. Per far succedere qualcosa di emotivamente significante, è necessario che veda un film o che ascolti la vita degli altri. Non sono quasi mai andato all'asilo. I miei unici ricordi sono un bambino che mi ha spinto e buttato a terra, e una crisi di vomito dopo aver mangiato uno spezzatino avariato al refettorio. Sì, poi ricordo le suore, come insignificanti gabbiani bianchi che mi svolazzavano intorno. Gabbiani bianchi e corvi neri, a seconda delle vesti che mettevano. Non andavo all'asilo, perché da piccolo ero sempre malato, un giorno sì e un giorno no. Erano i tempi in cui l'asilo era un ostacolo per le famiglie, mica come ora, che è al contrario un aiuto e ha assunto una considerevole valenza educativa. Non avevo nulla di grave, tale da giustificare ricoveri in ospedale o interventi chirurgici. Semplicemente mi ammalavo spesso, di influenza, di febbre reumatica, di acetone, di mal di denti, di consueti morbi infantili esantematici. Si pensava di togliermi le tonsille, poi le adenoidi, per un certo periodo anche l'appendice. Ma poi la quasi totalità dei medici che mi ha visitato ha deciso per il no. I medici avevano capito che volevo star male, era chiaro, e loro hanno esaudito i miei desideri. Mio padre era un libero professionista, sempre fuori casa, mia madre pure. Vivevo in un mondo parallelo accompagnato da fantastiche babysitter, cugine, zie. La dimensione della malattia mi apparteneva ed era diventata il mio modus vivendi. La mia esistenza aveva unicamente senso in quanto malattia. La malattia mi faceva soffrire ma mi tranquillizzava, al punto che quando ho smesso di ammalarmi ho cominciato a soffrire di questa mancanza. E adesso che faccio? La vita fuori mi annoia troppo. Come farò a resistere da sano? Devo fare un sacco di cose a cui non sono per niente abituato e che mi fanno veramente schifo. Meno male che ci sono le ambulanze, che sono i segni concreti delle malattie in locomozione, che corrono da un capo all'altro della città. La malattia era come una droga, e la droga è malattia. Però questa droga non doveva mai essere mortale o invalidante, semplicemente sempre qualcosa che avrebbe interrotto il flusso della vita per un limitato periodo di tempo, un uscire dalla malattia per poi rientrarci, per poi riuscire. Con sta storia, che ero sempre malato, io non uscivo mai di casa. Ero sempre debole, in convalescenza. Però tutto questo per me non era particolarmente una sofferenza. Anzi, i miei ricordi più belli stanno dentro al letto, uniti ai regali che ricevevo per farmi sentire meglio. Non potrò più riavere quella meravigliosa sensazione di sentirmi accudito. Quelle chiacchierate di ore insieme alle persone che perdevano i loro pomeriggi, le loro mattinate a intrattenermi, il sonnellino pomeridiano, la colazione a letto alle 9 di mattina, la televisione piccola davanti al letto che si chiudeva molto tardi e io sentivo nelle lenzuola, sulle gambe, le briciole dei cracker che avevo mangiato durante il giorno. Insomma, ero un vecchietto di 5 anni. Sicuramente affronterò molto bene il momento dell'anzianità. È fuor di dubbio. Poi, quando stavo bene, uscivo di casa, in quella Milano grigia, soffocante, sia d'inverno che d'estate. Ma era tutta una commedia. Quella non era la mia vita,
Non c'era niente di entusiasmante nella vita quotidiana delle persone, nella scuola. Era solo un'illusione. Il vero piacere voluttuoso e trasgressivo era fottersene di tutto e di tutti, a rimanere in casa, a vivere dentro ai miei mondi paralleli, nelle mie storie romantiche o terrificanti dei film, nei cartoni animati, nei look androgini e colorati di certi cantanti, nella masturbazione attraverso le immagini. Ho frequentato la scuola senza particolari problemi, a parte le numerose assenze per indisposizione, soprattutto alle scuole elementari e medie. Mia madre, un'iperprotettiva, mi teneva a casa anche per un mal di gola che si poteva curare con un'aspirina. I miei genitori se ne fottevano del mondo che andava avanti, del mondo che era stato e di quello che sarà stato. Dio sa dove siano vissuti, solo Dio lo sa. Mia madre nella lavastoviglie, mio padre a intontirsi una domenica sì e una no nel fragore dello stadio di San Siro. Se ne fottevano anche dei voti a scuola, del fatto che mi fossi innamorato o meno, e io mi fottevo di quello che ero, di quello che stavo diventando. Mi interessava unicamente studiare, unicamente per non subire l'umiliazione pubblica di farmi vedere impreparato davanti agli altri. E poi mi piaceva molto la letteratura e la filosofia. I miei non volevano comprarmi il motorino perché mi sarei presto spaccato la testa sull'asfalto. Questo continuavano a ripetermi. Continuavano a ripetermelo alla nausea, tanto che ho cominciato a provare il desiderio e la curiosità di avere una moto senza essere sbalzato su una strada. Insomma, avere una malattia vera. Prima avevo scherzato, ora ci volevano cose serie. Però questi pensieri mi facevano una grande paura. Da adulto servono le cose serie. Nessuno si impressiona più per un'influenza. Cambia l'età e cambiano anche l'entità delle malattie che ti sottraggono alla vita. Nel dire questo penso che forse sto esorcizzando la sofferenza, rendendomi conto di chi è malato davvero senza averlo voluto, a cui fa il mio massimo rispetto. Ma anch'io, l'ho detto, in fondo ho sempre amato la malattia non seria. Non si può sognare di avere il cancro. È una bestemmia ed è veramente masochismo puro. Mi piaceva stare in casa, ma di quella casa mi fottevo altamente, in fondo. La casa mi permetteva di avere una televisione, un giradischi, un libro, e questo era già sufficiente. Il resto erano tutte cazzate, tranne il sesso, ovviamente. Vivevo in una tranquillità artificiale, fatta di plastica, di doni, di coccole. Io però non avevo paura del mondo. Avevo solo bisogno del mio piccolo universo, delle mie fantasie coltivate attraverso la musica, i miei dischi, i miei film. Di sicuro però non avevo mai voglia di uscire di casa e se mi ammalavo ero anche più contento, soprattutto quando frequentavo la scuola. Non avevo bisogno di fare sega, ne bastava qualche linea di febbre ed era fatta. Uscire per me, al di là dei doveri imposti come il lavoro o la scuola, aveva l'unico significato di comprare qualcosa o comunque ci doveva essere uno scopo materiale. Altrimenti non aveva senso uscire a vedere il mondo. Tutto il più mi divertivo a vedere gli incidenti stradali o le ambulanze che si fermavano nella via per accogliere qualcuno che si era sentito male. Perché così mi piaceva immedesimarmi in chi veniva soccorso. Poi stavo magari a disagio per una giornata intera, ma andava bene così. Quella era la vera vita, non quella che mi veniva propinata. La vita che coincide con l'ebbrezza e con la trasgressione, la vita dominata dal caso. A volte volevo finire in ospedale per non andare a scuola. Preferivo l'ospedale alla scuola. Più grande, verso 10-14 anni, tutti mi rimproveravano di non fare nulla, di non fare sport, di non amare l'aria aperta. Uscivo molto stranamente d'estate, quando gli altri ragazzini erano tutti in vacanza. Era sempre una lotta tra i miei genitori e me, perché io accettavo di uscire solo d'estate, ma a Milano. Detestavo, infatti, viaggiare. Amavo il mare, ma i miei non mi portavano mai. Il pediatra diceva sempre, portatelo al mare, gli fa bene alle ossa e alle vie respiratorie. Solo in montagna mi portavano invece, dove faceva freddo. Però, almeno là, quando mi abituavo al trauma dell'allontanamento dalla città, avevo un gruppo di amici con i quali continuavo a non fare un cazzo, a vivere di fantasie, di musica e di pettegolezzi. Passavo le giornate a giocare a carte al bar,
o sdraiato in un prato a prendere il sole o a rincorrere le ragazze per strada per sollevare le gonne. Una volta, mi ricordo, saltai addosso a una ragazzina per strada e mi portarono dai carabinieri, ma quelli non mi fecero nulla, solo la classica ramanzina. Quelli che facevano qualcosa di costruttivo, come giocare a pallone, fare delle passeggiate, animare l'oratorio estivo, li schivavo. O meglio, loro schivavano me. Non dovevo neanche fare lo sforzo. Avevo un fisico impresentabile, quasi rachitico prima, obeso poi, ma non ho mai sofferto di disturbi alimentari. Ormai la mia vita ufficiale me l'ero bevuta. A 17 anni mi fidanzai con una ragazzina punk che mi obbligò a mettermi un orecchino al lobo e a rasarmi i capelli. Con lei provai una canna e un acido. Fu veramente bello perché potevo veramente sentirmi male come una volta. Drogarsi insieme alla donna che ti piace è qualcosa di veramente fantastico. Poi, naturalmente, per questa follia venni castigato e i miei genitori mi allontanarono subito dalla panchetta, perché ero una persona educata e per bene, e come tale non si va in giro con quelle ragazzacce che portano alla perdizione. Per sopravvivere ho sempre continuato a vivere la mia vita di plastica. Pochi amici fidati, vita vissuta attraverso la televisione e il cinema, scarso impegno e disinteresse per ogni forma di attività. Non sono mai riuscito a lavorare in gruppo. L'unico ostacolo alla mia vita è sempre stato infatti il lavoro, che sfrutto per campare. Faccio il magazziniere, rigorosamente da solo, ma poi quando a fine mese posso comprarmi 10 Blu-ray nuovi, sono l'uomo più felice del mondo, non chiedo altro. Purtroppo la consapevolezza che si ha della vita te la danno anche gli altri, perché molti, forse troppi, hanno ritenuto che la mia esistenza fosse malata. Beh, come dar loro torto? In fondo però c'è un trucco. Se tu non rendi conto a nessuno di quello che fai, a chi cavolo possono interessare i tuoi gusti, le tue abitudini? Basta inventarsi una propria vita che non esiste, ma solo quando fa comodo, per essere accettati dagli altri, per compiacere gli altri, secondo propria convenienza, si intende. Bisogna sempre valutare chi merita la tua vita e chi no. Se ti interessa frequentare qualcuno che non merita la tua vita, bisogna inventare con l'arte dell'attore. Poi, se ti stanchi, dici la verità o sparisci. Sarai tacciato di ipocrisia se scoprono chi sei, oppure di immaturità, di squallore. Chi se ne fotte? Tanto a Milano nessuno verrà più a cercarti. Non c'è più nulla da temere. Inventare, recitare. Sparire anche quando sei stanco di inventare. Non si può scrivere una sceneggiatura al giorno, è chiaro. Le crisi creative sopraggiungono. Si finisce presto in un cul-de-sac. Tutto questo è un arguto servilismo agli altri, ma solo per ottenere scopi personali. La vita chiaramente è al cinema, davanti alla TV o a un bel libro. Tutto è tutto ideale. La realtà sporca ogni cosa, non si transige. La vita può essere anche però concerti, mostre d'arte, o uscire insieme a una panchetta per sballare un po'. Uscire solo per uno scopo, solo per uno scopo artistico. Gli amici servono soltanto per non impazzire e per comunicare con esseri che rispondono, per ricordarsi che la vita degli altri è naturale, mentre la mia è artificiale. Bisogna rimanere desti, non si può sprofondare nella solitudine totale. Senza i propri simili si impazzisce, anche perché hai bisogno di esseri umani per essere aiutato e ovviamente curato. La cura è il piacere della mia esistenza. Chi non ha rispetto di me, dei miei disturbi che ancora oggi mi affliggono, lo affosso, lo uccido simbolicamente. Per me non esiste più. E del resto uccido anche chi non si fa curare da me, chi non accetta la coccola da me. E poi infine c'è sempre questa progressione da seguire. Nasci, cresci, studi, lavori, ti metti insieme a qualcuno, devi morire con qualcosa in mano. Io potrei morire solo con il mio cazzo in mano e morirei pure cantando. L'unica cosa che mi resta adesso è vomitare piano al cesso, essere contento di sentirsi male, immaginarsi al proprio funerale.
Anche i lettori vogliono la progressione, vogliono alzarsi da qui e avere qualcosa addosso, vogliono emozionarsi, cambiare i propri pensieri, vogliono qualcosa da raccontare. Invece questa volta vi alzerete senza ottenere nulla. Avete dentro un senso di nulla, il pathos del nulla, i ricordi piacevoli di un egocentrico che non riuscirete mai a condividere né a comprendere. Nemmeno i delinquenti mi capirebbero. Avrete il desiderio di scommettere sul mio futuro, se la mia vita sarà mai naturale e vitale, se finirò per drogarmi per davvero, se incontrerò qualcuno che mi darà una svegliata, se incontrerò la fede, se torturerò un animale o commetterò un furto, se finirò in qualche comunità di recupero o in galera, se morirò infelice e compatito come un povero Cristo illuso, vittima della famiglia o di una società che non perdona. Voi sareste tranquilli se questo racconto avesse un senso, lo so, ma non lo sarete e non l'avrete. Voi cercate la redenzione, la svolta, ma voltate pure pagina dopo avermi mandato a fare in culo. Grazie. Io sono troppo educato per mandarci voi, soprattutto perché non vi conosco tutti. Anzi, ho deciso, sono un signore, non vi ci manderò. Ora corro a chiudermi in casa, sta per venire a piovere. Che bella che è la pioggia fitta. Voglio vedere il temporale da dietro le mie finestre. Metto su un disco dei Sex Pistols, sperando che i fulmini mi lasciano in blackout. No future.